inquietante questa sigla del momento di spiritualità su Punto Radio. Meno male che c'è la vocina di Prem che ci mette un po' di tranquillità. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, come buongiorno stai? A tutti. Sto bene. Curiosità, l'hai scelta tu la sigla? No. Ah, ok, perché sennò facevo una figuraccia. Dai, no, Prem, no, ti non lascio. Senta, io, vabbè, non mi dispiace, però. Anch'io la sento di tanto un po' inquietante. Un pochino inquietante, vabbè, dai, tranquillizzaci un pochino. Di che cosa ci parli? Allora, oggi proviamo a parlare di divinazione, che è una cosa della quale bisogna parlare con un attimo di attenzione, senza scadere se no nel ridicolo, nel folcloristico. Però già la radice della parola è bellissima, perché divinare non significa mettersi in contatto col divino, no? Che quindi, bello. Con tutto quello che ci abbiamo intorno, con tutto quello che abbiamo dentro, ed è una cosa che in effetti, diciamo, anche in Occidente tuttora, comunque, diciamo, ai tempi moderni, comunque esiste, attira le persone, purtroppo spesso anche, diciamo così, in mano un po' dei ciarlatani, però certo, è una cosa nobilissima, insomma, gli antichi la usavano continuamente, no? Se tu pensi agli oracoli, le sibille, gli auguri, che erano quelli che guardavano gli uccelli volare o le viscere, eccetera. Che meraviglia. Insomma. Poi che meraviglia come il titolo del programma. Poi tra l'altro il fatto che è vero. Il fatto che, insomma, non si prende in considerazione solo il Dio immaginario o raccontato dalla religione, dai testi religiosi, ma si prendono in considerazione, come dicevi tu, gli uccelli, la natura, no? Sì, riferimenti si prende naturali. Diciamo che è una ricerca di contatto con tutto quello che noi abbiamo intorno, con la vita di tutti i giorni, no? Con l'esistenza, per usare bello, questo tempo. Veramente. E quindi si cercano quelli che, adesso un po' pomposamente all'inglese ce la tiriamo, si chiamano i feedback, no? Dell'universo, cioè quello che ti torna, tu mandi in un certo senso, lanci un amo e vedi cosa sì, ti torna. Quindi sì, la divinazione sì, è una sincronicità, in un certo senso. Sai che io sono curiosa. Mi volevi dire qualcos'altro sulla divinazione? Perché io ho delle curiosità, no? Tu hai parlato io ho delle curiosità. Tu hai parlato di sia oggetti che elementi della natura, eccetera, che da cui si può trarre un po' di spiritualità. Sì, ci sono anche degli oggetti, diciamo così, abbastanza famosi e famigerati, a seconda che siano creduti e sberfeggiati, diciamo così. Esatto. Tipo, pensa anche solo al pendolino, no? Perfetto, esatto. Lasciamo noi li vediamo perdere nell'immaginario la famosa sfera di cristallo, alla Merlino, alla strega. Quella dei film, no? Il pentolone sì, con dentro dei film. Di tutto. Però anche solo il pendolino, per esempio, viene usato anche, ma tu pensa anche solo ai rabdomanti, no? C'è qualcosa per cui si cerca l'acqua tramite, è comunque magnetismo. Quindi il pendolino viene usato spesso anche per fare, che ne so, fiori di Bach, per mettersi un po' in contatto anche con col proprio inconscio. Ed è una cosa, da certi punti di vista, da qualcuno viene considerata una cosa, come dire, molto primitiva, superstiziosa, da altri invece è usato molto seriamente, insomma, viene considerata una cosa seria, perché è vero. In effetti tutto quello che c'è intorno a noi ha un'anima, no? Anche le pietre, le rocce, l'acqua, qualsiasi cosa. Sai che è dimostrato che, insomma, l'acqua trasmette e raccoglie le memorie delle persone. Se ci sono, c'è un esperimento famosissimo di un giapponese. No, sono proprio ignorante, parlamene, dimmi qualcosa. Ignorante nel senso che ignori. Esatto. ovviamente. Che esperimento è? Ma è un esperimento per cui questo signore, un ricercatore, così mise dell'acqua, facendo degli esperimenti con le persone. Nella stanza c'erano delle persone arrabbiate che litigavano, oppure persone invece che erano particolarmente in armonia tra di loro, e l'acqua cambiava proprio, cioè diciamo così. Ah, si adeguava, diciamo, a seconda anche della personalità, del comportamento che assumeva. Sì, prendeva e trasmetteva all'esterno, insomma, tutte le reazioni del resto. Anche nell'esoterismo l'acqua rappresenta un po' le emozioni, no? Che scorrono e che... Fantastico, fantastico. Guarda, quindi... Prem, io ti ringrazio. Siamo ovviamente giunti alla fine, c'è sempre quel... Quei minutini sono sempre pochi, però io ti ringrazio perché ci dai un modo di vedere certi oggetti, certi elementi della natura, e non secondo un'ottica diversa, no? Perché noi siamo sempre molto commerciali, molto materiali. Io ti ringrazio di questo. Ma guarda, lo sguardo è sempre fondamentale. Fantastico. Sempre importantissimo. Fantastico. Come si guarda le cose. Ti saluto, ti mando un bacione grosso grosso. Noi ci anche ritroviamo a tutti lunedì prossimo. Ci ritroviamo con Olga e te per l'appuntamento della spiritualità. Un bacione. Ciao. Ciao Prem. Ciao ciao. Libera, 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 libera.